restauratori. E devo dire che la cosa più divertente era che i restauratori sono cambiati e appunto il parroco del Duomo invece sembra appena sottoposto al restauro, cioè il Morandi è esattamente identico. È stato il cantiere successivo, quello con Morandi. Penso che siano gli stessi restauratori. Ah, può darsi, non si sa mai, effettivamente, bisogna vedere. E in effetti una delle cose che colpisce di più, almeno che ha colpito di più me del filmato, è questa impalcatura, no? Questa macchina di impalcature appunto che serve per il restauro, ma che in qualche modo sarà servita anche per la realizzazione dell'opera. E si parlava di chiodi, traccia appunto dei chiodi per l'utilizzo dei cartoni e di altro, e sarebbe interessante sapere se si è intuito qualcosa, si può pensare a come fosse l'impalcatura in effetti utilizzata da Viani, cioè se anche quella appunto una cosa molto simile a quella che abbiamo visto nel filmato, o invece qualcosa di diverso, insomma, magari ancorata in modi diversi o altro, se si può, naturalmente, perché poi se sono andati verso i cartoni, immaginati i progetti di impalcatura. Probabilmente anche noi in tubi innocenti, direi. Legname, struttura. Ma sempre partendo dal basso e poi arrivando appunto vicino. Sì, sì. Sì, penso che sia stato fatto un ponteggio abbastanza tradizionale, non siamo sulla Sistina. Michelangelo che se ne è inventato uno un po' particolare, quindi sì, probabilmente sì, e magari ha utilizzato magari anche buche pontaie che noi non abbiamo visto, perché poi insomma la parte sottostante, no? È stata successiva, quindi magari quello che, certo, quello che era fuori delle buche pontaie non è stato risarcito, certo. E altre magari altre indicazioni che sono potute emergere sul modo di lavorare che aveva, a parte quello che abbiamo sentito naturalmente nel filmato, o sui materiali che ha utilizzato, perché poi la cosa anche magari interessante è che effettivamente i materiali che venivano utilizzati per l'affresco erano materiali in molti casi poveri, probabilmente non così preziosi come in alcune opere su tavola o su tela, però lì c'è sempre il concetto tecnico. Viani era un professionista, quindi ha utilizzato al meglio le tecniche, la tecnologia e le tecniche da allora, quindi ha utilizzato l'affresco, poi chiaramente qualche parte è stata fatta anche a secco, quando si parlavi tu dei raccordi, no? Qualcosa lì è dato via dei passati restauri, in particolare le parti che andavano a risarcire le singole giornate. Sì. E quindi sono stesure in parte a secco, nonostante che con l'intonachino Viani avesse un po' lambito in parte, no? la giornata precedente, che si andava avanti, bisognerebbe spiegare le tecniche al fresco, ma sarebbe lunga. Quindi ha utilizzato le tecniche da allora al meglio, i pigmenti, ha usato i pigmenti stabili alla luce, perché è vero che il lapislazzuli si utilizzava, ma si utilizzava e altre tecniche, più che altro su tavole, su... Mm-hmm. L'affresco è già un po' più raro, è stato utilizzato, è già più raro, poi tra l'altro veniva legato con delle tempere diverse, collanti diversi, perché insomma non era atto ad essere dato a pennello sulla calce, ecco. Quindi direi che siamo sul classico, mm-hmm. classico. E come problemi di magari problemi, cioè l'asciugatura, la luce, adesso l'abside è effettivamente in un punto sicuramente illuminato, ma un conto è vederla con le luci appunto come abbiamo visto durante magari il restauro, un conto è pensare a questi personaggi che lavoravano in una, come giustamente diceva Paolo, senza luci alogene e con la necessità di andare secondo il ritmo delle stagioni, quindi problemi di appunto giorno e notte, ma anche problemi di asciugatura e di clima e di clima esterno. Si utilizzava la luce del giorno, in questo caso si faceva la stesura della giornata che il pittore, progettando, perché è tutto progettato, c'è un progetto ben definito, dava giù questo intonachino, l'intonachino finché tanto deve fare una prima asciugatura di un po' di ore, nel momento in cui risulta plastico ma non troppo si comincia a dipingere, si cerca di sfruttare le ore del giorno
poi tanti si sono arrangiati, insomma, intravedevano, e comunque il più era fatto durante il giorno, quindi si andava a rifinire, poi il giorno dopo eventualmente si poteva anche demolire una parte che non soddisfaceva e si faceva un altro strato di intonachino, perché si chiamavano, erano giornate, appunto, perché tutto l'affresco va fatto nell'arco di una giornata, perché dopo l'intonaco si asciuga troppo e quindi diciamo che la calce dentro dell'intonaco non è più atta a ricevere ed amalgamarsi col colore, e non carbonata più insieme. Certo, e quindi torniamo a vedere che l'arte è arte, ma in realtà poi è artigianato e tecnica per riuscire a concepire un qualcosa che fosse stabile, cioè che non variasse come colori e che soprattutto fosse completamente intonato, perché veniva da una progettazione. Non era uno sperimentatore come Leonardo, che però insomma sappiamo che ha fatto anche cose che dal punto di vista della durabilità non erano eccessivamente professionali, però era professionale tutto il resto. Sì, certo, poi il discorso è che effettivamente con una committenza che è quella gonderesca, e magari adesso proveremo a parlare con Paolo di questo rapporto che c'è tra Gonzaga e Viani, e con una committenza che comunque anche quella ecclesiastica, insomma, sperimentare e fare pure degli errori poteva non essere un buon biglietto da visita anche, nel senso che poi sappiamo bene che Leonardo nel Cenacolo appunto ha sperimentato, e adesso vediamo quello che è rimasto. In effetti pensare a questo pittore e alla sua esperienza, un pittore che nasce a Cremona, poi come si diceva anche nel filmato, va a Monaco, quindi va all'estero, poi torna a Mantova e viene utilizzato appunto dai Gonzaga, soprattutto da Vincenzo Gonzaga, quindi Gonzaga potremmo dire per eccellenza, perché raggiunge effettivamente dei livelli notevolissimi in materia di committenze e di collezionismo. È interessante vedere come poteva essere, o se c'è qualche cosa da sottolineare di questo rapporto di committenza. Mi piaceva prima quello che appunto dicevi tu del fatto che l'artista artigiano, e quindi uno dei fornitori, sicuramente magari un grande maestro, ma comunque non è necessario che stesse al suo posto e che capisse bene qual era la sua, come dire, il suo legame con la famiglia dominante, cioè il fatto che quello che gli chiedevano poi doveva fare. Quello, il tema che gli davano doveva essere realizzato, e soprattutto doveva fare non solo il pittore, ma probabilmente all'interno del Palazzo Ducale di Alto molte parti sono da attribuire a. Sì, ma in realtà è un discorso che è estremamente complesso ed è un po' difficile da risolvere in poco tempo, specie anche nella situazione mantovana, perché se è vero, così come è vero, che Mantova al giorno d'oggi è una bellissima ma tranquilla cittadina di provincia, siamo ai margini della Lombardia, ai margini del Veneto, ai margini dell'Emilia, allora era veramente una capitale di uno Stato. Giacomo, giustamente dicevi, è andato a Monaco all'estero, benissimo, lui era nato a Cremona, cioè all'estero, non sbagliamoci su questo, quindi il Veneto era uno Stato, la Lombardia milanese, quindi da Milano fino a Cremona era uno Stato, Mantova era uno Stato, l'Emilia era anche quello un complesso di Stati. Quindi già questo ci fa capire quanto fosse differente l'allora dai nostri giorni. Ciò detto, la complessità di ciò che andiamo ad affrontare però può essere risolta, secondo me, con alcuni esempi così ben definiti. Anzitutto il rapporto con il committente è estremamente vario nel mondo della storia dell'arte, per cui varia dalla furbizia dell'artista all'intelligenza del committente. Vincenzo Gonzaga viene dipinto anche lui, se volete, con un'aura ancora ottocentesca, dello spendaccione, sciupa femmine, eccetera, eccetera. In realtà era un duca di grandissima intelligenza. C'è una cosa curiosa che forse vale la pena di dire prima di approfondire il rapporto con le arti e di capire un aspetto particolare, ed è quello che in certe volte, se in tante città noi possiamo dire esiste la scuola lombarda, la scuola pittorica lombarda, esiste la scuola veronese, eccetera eccetera, la scuola mantovana forse si fa un po' fatica ad identificare, e soprattutto le figure di artisti mantovani attivi a Mantova sono veramente poche e si contano sulle punte della dita probabilmente di una mano o due, ecco, insomma, almeno i nomi più altisonanti. Ma questo perché? Perché in realtà
con i Gonzaga, specie in questo periodo, che però è un periodo estremamente lungo, perché va, se volete, già nel Medioevo era così, sicuramente con Isabella d'Este e il marito, fino a Vincenzo e poi Ferdinando, poi c'è la guerra, poi qualcosa, anche dopo con l'ultimo duca qualcosa si ricomincia a fare, bene, non avevamo gli artisti locali. Gonzaga erano delle famiglie, così come i Medici a Firenze, così come il Papa a Roma, che si potevano permettere non una collezione di opere d'arte, ma una collezione di capolavori. Per cui tutti quelli che erano i massimi artisti attivi venivano contattati, chiamati, alcuni venivano, altri no. Sappiamo che anche Raffaello era stato per certi versi contattato a suo tempo, ma non era venuto, e quindi questo ci fa capire qual è il rapporto che certe persone, Vincenzo Gonzaga fu probabilmente uno dei vertici assoluti, avevano con l'artista. È chiaro che nel momento in cui si stipula una sorta di rapporto contratto tra il committente e l'artista, e questo determina dei solchi, determina dei binari entro i quali il rapporto professionale può andare, ma è altrettanto vero però che questo dipende anche dalla furbizia dell'artista e dalla libertà che può avere il committente, per cui in alcuni casi si ha veramente la scelta di determinate immagini, di determinati canoni pittorici, di determinate forme espressive, di determinati modelli iconografici, e l'artista doveva fare quelli. Ad altri invece veniva chiesto più liberamente di operare secondo la propria inventiva in un luogo che fosse adesso adeguato. Pensiamo ad esempio ad alcuni esempi, quando Isabella d'Este, per realizzare i dipinti dello Studiolo, contatta i massimi artisti della sua epoca, anche Bellini era stato contattato, Perugino, e in molti casi c'era veramente la descrizione quasi perfetta di come doveva essere il quadro, e l'artista doveva eseguirlo nel migliore dei modi, ma senza prendersi la libertà di esondare più di tanto. Altre volte, come ad esempio con Giulio Romano, lì era veramente l'inventiva, il genio che proponeva l'innovazione sul territorio, che poi veniva di buon grado vista dal committente e veniva accettata, magari variata, commentata, ma sicuramente c'era una dimensione di più ampio respiro. È chiaro che Antonio Maria Viani è soprattutto pittore, ma come ho detto prima anche prefetto delle fabbriche ducali. Questo comporta un rapporto oneroso e un rapporto limitante, che però ogni tanto può dare luogo a grande inventiva. Mi spiego subito: nel momento in cui il prefetto delle fabbriche ducali, il buon Antonio Maria Viani, ha sempre meno tempo per dipingere, per cui i suoi capolavori mantovani, come dicevo prima, accanto all'abside del Duomo, sono quei dipinti che vengono fatti intorno agli anni 90 del Cinquecento, tra cui rammentavo la pala della Cappella Gazzolda, della quale recentemente è uscito anche il bozzetto, e alcune altre cose, San Michele e l'altro dipinto che c'è, che viene da Sant'Orsola, li vedete alcune di queste tele in Palazzo Ducale. Ma è chiaro che nel momento in cui si trova a essere un po' il factotum, la mente che deve disporre la rinnovazio di alcuni ambienti di Palazzo Ducale, e certe volte addirittura ripensare intere parti delle città, se sia possibile farle in una maniera, se sia un funzionale, che debba trovare delle soluzioni certe volte anche tecniche, pratiche, ad alcuni problemi nella vita quotidiana, altre volte soluzioni costruttive, inventare apparati effimeri, eccetera eccetera, è chiaro che la dimensione pittorica viene un po' lasciata a se stessa, ed ecco perché si fa affiancare da alcune figure come Orazio Lamberti o Carl Santner, altrettanto attive ma forse non così forte come Antonio Maria Viani, che comunque si trovava in un'epoca dove erano attivi a Mantova personaggi del calibro di Rubens, di Fetti, o dove Gonzaga si potevano permettere di acquisire La morte della Vergine di Caravaggio, cioè questo è un Caravaggio enorme che era Mantova, adesso è il Louvre, andatevelo a vedere, quindi parliamo veramente di una dinamica di questo tipo. Certo è che però, come l'impressione che in una dimensione talmente fantastica, talmente aerea, talmente inventiva, talmente innovativa, talmente teatrale e sorprendente come poteva essere l'abside del Duomo, probabilmente qui lui abbia avuto da frate Francesco Gonzaga, appunto, che era un Gonzaga, già stato vescovo di Cefalù, poi diventa vescovo di Mantova, per un paio d'anni diventa anche nunzio apostolico a Parigi, generale dei francescani, quindi veramente una mente molto alta e anche una figura eminente nel firmamento della religiosità mantovana,
che però ho come l'impressione che questo gli abbia dato alcuni riferimenti cardinali, ma poi che per il resto dell'espressione abbia veramente agito con mano libera, e penso che Giuseppe possa confermare, insomma, divertendosi come un matto, sì, assolutamente. Sì, sì, perché c'è molta sofferenza, insomma, tutto sommato, come descrivevi, sono scangioletti, portano in giro questi strumenti che sembrano dei giocattoli, sembrano esistire, sorridono. Probabilmente c'è un discorso del rovescio della medaglia, ciò che prima era oggetto di sofferenza diventa un po' all'opposto e trasceso, no? Potremmo dire dal punto di vista teologico, però l'occhiata è quella, insomma. Ma anche come dipinge, una persona che sia anche una pittura molto libera, in certo, sì, immediata, dove probabilmente il pittore si stava divertendo, sì, nel realizzarla. Sì, se l'è proprio fatta per proprio conto, perché giù chi gli vedeva queste cose, si è divertito da suo conto. L'impressione che abbiamo proprio questa sul rapporto con la committenza. È chiaro che in altre situazioni ci sono stati vincoli, pensiamo quando si trattava di innovare alcuni ambienti di Palazzo Ducale, probabilmente lì il Duca, perché sapeva che dovevano essere funzionali determinate situazioni, accogliere determinate cose, e i limiti dovevano essere molto più forti e prestabiliti, insomma. Certo. Sì, è interessante questa cosa, appunto, che hai detto, uno perché ti fa vedere questi Gonzaga per l'assenza, appunto, di una vera e propria scuola mantovana, come persona a cui piaceva il meglio e che quindi prendevano subito il meglio, non avevano il tempo di far, non avevano la voglia di far crescere una scuola, intendo dire una scuola locale, no? Per cui come Moratti all'Inter compro il meglio e poi vinco, perché naturalmente devo vincere alla svelta, non posso permettermi di aspettare. E questa è un po' l'immagine che ogni volta che si parla, appunto, della grande collezione gonzaghesca, ma anche con quello che è rimasto, viene di questa città che era un vero e proprio, come diceva Paolo, una vera e propria capitale. Tenuto conto che ha citato più volte Rubens, insomma, Rubens adesso, pensare a Rubens che viene a Mantova adesso, come dice un grande artista, perché dovrebbe venire a Mantova? Rubens viene perché Mantova ha la possibilità di dargli una possibilità di studio incredibile per tutti gli artisti che lui può studiare e conoscere nella galleria, appunto. Sì, anzi, c'è addirittura il rovescio della medaglia, che forse noi, io sono così appassionato anche del mercato dell'opera d'arte, per cui, che è un mercato veramente interessante, ce ne sarebbe da dire, ma per giorni, quindi ci soffermiamo solo velocemente su questo. Se noi dovessimo acquistare un Rubens vero e buono sul mercato, beh, insomma, qualche milione di euro, tanto per gradire, dovremmo giusto investirli, no? Ma a quell'epoca chi era Rubens? Cioè, era il pittore da milioni di euro, facendo dovute proporzioni, quindi allora venivano pagati in euro? Certamente no, ma facciamo il salto di fantasia. Beh, sì e no. Perché nel momento in cui Rubens viene contattato da Vincenzo I Gonzaga, quindi sempre il nostro amico sotto il quale ha operato Antonio Maria Viani, insomma, è un ottimo pittore fiammingo, ma non è ancora quel nome straordinario per cui tutti, certo, lo conosciamo e lo studiamo su tutti i libri della storia dell'arte, per cui probabilmente su qualsiasi manuale delle scuole voi guardate la famiglia Gonzaga in venerazione della Santissima Trinità, l'immagine almeno la trovate, ecco, quindi questa è la dimensione. E questo forse però è anche uno degli aspetti che vanno a favore dei Gonzaga, cioè Vincenzo Gonzaga, che era sì signore, ricco, gli piacevano le donne, estremamente così non parsimonioso nell'elargire la loro ricchezza, la sua propria ricchezza, ma era anche quello che poteva riconoscere, quasi attribuire a colpo d'occhio i quadri che aveva nella propria galleria. Era quello che ha chiamato Rubens, ottimo pittore fiammingo, ma che allora non era il Rubens che conosciamo, a Mantova, ed è proprio Mantova che matura e diventa il Rubens da milioni di euro. Ed è proprio Mantova dove vede tutta la pittura toscana, dove vede la pittura veneta che era nelle collezioni di Mantova, e poi ha la possibilità di andare a Roma, dove acquista la morte per il Duca di Mantova, la morte della Vergine di Caravaggio, oltre che altra roba, e va a Genova, forse le tre capitali di quel periodo storico che c'erano in Italia. Ed è grazie a Mantova, dove lui poi non torna, ma avrebbe voluto tornare, come si trova nei documenti, che lui diventa il Rubens che è. E questo non soltanto nel caso di Rubens, ma spesso anche di altri artisti. Quindi anche la capacità da parte dei nostri Gonzaga di indovinare chi sarà il genio del futuro e investire su queste persone. Credo che sia una cosa veramente moderna e interessante. Assolutamente, tenuto conto che quando acquista la morte della Vergine, acquista un'opera che, per quanto spettacolare e già considerata un capolavoro, è rifiutata, appunto, per
per tutta una serie di motivi, quindi già l'occhio anche per fare questa, questa cosa. E una, magari una domanda anche su, così più prosaica, quanto è costato il restauro della, dell'abside? Ce lo ricorda? Anche lì possiamo fare la, la domanda se più o meno di quanto è costato pagare gli anni, capito, per dipingerlo. Ti ricordi Marco, 80, 90? 130. Quanti? 130? 130. Di lire. Sì, beh, sì. No, in effetti il, anche questa cosa che dicevi della storia dell'arte, no? Della, del mercato, diciamo così, dell'arte, che probabilmente per chi fa impresa è una cosa che si vede solo quando escono i dati, no? E i prezzi delle opere che vengono vendute, dove si vede che magari ci sono opere modernissime, cioè installazioni come vengono chiamate, oppure cartelane, grandi nomi dell'arte moderna che raggiungono quotazioni altissime, poi si vedono magari altri pittori invece grandemente considerati nel passato che non hanno, tra virgolette, più lo stesso, diciamo così, lo stesso impatto. Non è l'argomento attuale per quella che è l'incontro di oggi, però se hai voglia magari anche solo di, se si può, dare un'idea di quali sono le dinamiche che ci sono dietro, cioè queste cose, c'è una questione, intendo dire, anche di moda, di gusto, perché pensiamo che magari quando c'era Caravaggio tutti dicevano: ma guarda Guido Reni come era bravo, come bravo, e Caravaggio bravo, ma Guido Reni è molto bravo, e adesso magari Caravaggio... Facciamo un esempio tanto per ridere, no? Allora, va molto di moda in questo periodo le mostre degli impressionisti, pure troppo di moda, anch'io ne ho fatto un paio. Come Giacomo sicuramente ben sai, e lo ringrazio anche per la stima, anche per questo nei miei confronti, e però abbiamo una visione, ancora una volta la storiografia ci consegna una visione completamente ribaltata rispetto a quello che era. Per cui noi andiamo al Musée d'Orsay a Parigi, vediamo le Dejeuner sur l'herbe e diciamo: che meraviglia questo quadro, con questa poesia, con i prati verdi, le piante, questo bellissimo bosco, questi due signori che sono lì a fare il banchetto e la bellezza di queste figure femminili che si bagnano nell'acqua. Ecco, tornassimo nel 1880 o giù di lì, farebbe enorme scandalo, come ha fatto. Ma noi l'abbiamo dimenticato questo, perché la gente andava al Salon ufficiale, vedeva i dipinti di storia, ben dipinti, particolarmente leccati e levigati, che la gente comprava volentieri per arredare le proprie case e magari renderle sfarzose, visto che era appena finita una guerra dove i francesi avevano preso sonoramente con morti, figli di distruzioni. Viceversa, vedeva queste cose degli impressionisti fatte rapidamente, scusate la banalità, il termine usato malissimo, mi sento gli storici dell'arte vera mi sgridano, ma proprio fatti ad impressione, quasi così di getto, buttati giù i colori, un quadro dove si vedevano, no? Praticamente due studenti dell'Accademia di Pittura che erano andati in Camporella con due ragazze. Quindi capite bene quale stacco di sensibilità poteva esserci. E così è ai nostri giorni, nel senso che è difficile ricostruire le sensibilità dei momenti storici. Quindi questa era la premessa molto veloce. Per quanto riguarda in realtà il mercato, ci sarebbero infinite, infinite cose da dire. Per quanto mi riguarda, io credo che quando una persona così desidera acquistare un'opera d'arte antica, per quanto riguarda antica a me, significa dei tempi greci romani, poi moderna e quindi diciamo del Rinascimento fino al Barocco, e contemporanea quella attuale, ecco, innanzitutto dovrebbe comprare qualcosa che gli piace veramente. Perché se mi devo mettere in casa mia un quadro, se è un brutto Rubens, preferisco qualcosa che magari Rubens non è, ma che a me piace di più. Poi c'è il discorso invece del gusto che si sviluppa, perché il fatto che ci sia un bello e un brutto, un dato di fatto, che a me piaccia qualcosa non è necessariamente che mi piaccia il bello o mi piaccia il brutto. E il mio piacere è una cosa diversa da ciò che è bello e ciò che è brutto. E infine il discorso dell'investimento, perché se io investo su un'opera d'arte, ma posso dire investo anche sul restauro di un'opera d'arte, attenzione, questo è un discorso che magari prima di finire, su quale mi vorrei soffermare un secondo, devo essere sicuro che sia un'opera d'arte giusta, quindi che sia non falsa, che non mi stiano vendendo una copia, che sia ben attribuita, che sia in buone condizioni di conservazione o comunque che sia congruo al prezzo. Posso prendere anche un quadro, una scultura magari messa male, poi il restauratore di fiducia
ma ci investo sopra poco denaro, una volta restaurata salta fuori un capolavoro che ne vale molte molte volte di più. Quindi in realtà i canoni sono questi, soprattutto affidarsi a professionisti che sappiano fare bene con onestà il proprio lavoro, perché uno dei mondi dove ci sono maggiormente squali non è, diciamo così, l'acquario di Genova, ma è il mondo della storia dell'arte. E soprattutto avere sensibilità, la sensibilità ce la si crea solamente sul campo, per cui se uno vuol farsi una collezione le prime volte magari non acquisti cose troppo costose, ma cominci a comprare cose che gli piacciono, cominci a studiarle per capire cosa può essere buono, cosa non buono, capire dove si può sviluppare quella direzione e capire poi come fare anche investimento, perché se io faccio un investimento fatto un grano salis, e sicuramente quello del mondo dell'arte è quello che nel medio periodo mi rende, tra quelli che mi rende meglio, ecco, per dirlo così in maniera molto prosaica. Certo. Magari poi lasciamo lo spazio se c'è qualche curiosità dal pubblico. L'ultima cosa che magari volevo chiedere era l'organizzazione della bottega, no? Cioè il fatto di pensare a questa bottega dove alla fine uno non poteva appunto fare tutto da solo. Poi parlavi tu, lui diventa prefetto delle fabbriche, come Raffaello quando a Roma appunto diventa il sovrintendente alle antichità romane, è naturale che queste persone cominciano ad avere molti impegni e devono delegare. Poi Raffaello magari era un grande delegatore, uno che probabilmente si fidava anche ciecamente di quelli che aveva sotto e quindi gli dava libertà, altri erano un po' più accentratori. All'interno della bottega però probabilmente c'erano anche delle professionalità, cioè quelli, non voglio arrivare alla banalità di dire quello che faceva bene gli uomini e quello che faceva bene la frutta e quello che faceva bene i fiori, però è un po' questa, no? E quindi come poteva essere magari, non dico quella di Viani perché magari non ci sono documenti che ce lo possono raccontare, ma come poteva essere una tipica bottega seicentesca dove, devo dire, probabilmente c'era un libro dei conti e dove il pittore allora lì diventava sì l'imprenditore che andava anche a misurare quante uova dava al garzone perché magari gli dava da mangiare lui. Beh, quindi... ma io ne approfitto per fare così una veloce parentesi, perché anche prima abbiamo parlato di documenti. Dallo studio dei documenti per gli storici dell'arte, ma anche per le professionalità come restauratori, che è una vera e propria arte anche quella, deriva buona parte del nostro studio. L'altra parte poi è la sensibilità personale, l'occhio, la capacità attributiva, ma certo non si può prescindere dal documento. È chiaro però che questa sensibilità sul valore dei documenti, degli archivi, a Mantova abbiamo i due archivi, quello di Stato e quello storico diocesano, che sono probabilmente tra i migliori d'Italia, e lo dico con cognizione di causa frequentandoli, perché anche la stessa Venezia, quanti problemi dà a noi studiosi, a Mantova si entra veramente in qualcosa che nonostante le ristrettezze economiche funziona come un orologio svizzero. Dicevo, l'importanza dei documenti viene talvolta mitigata dal fatto che nel passato ai documenti non spesso gli si dava importanza, e gli si dava importanza solo perché erano fatti di un certo tipo, cioè magari erano decorati, erano dipinti, perché c'era la firma di Isabella d'Este o di Matilde di Canossa. Però facciamo un esempio velocissimo: quando Napoleone arriva a Roma, prende come bottino anche l'archivio segreto vaticano, almeno in parte, lo porta a Parigi, solo in tempi recenti viene comunque poi restituito alla città del Vaticano, ma non tutto, perché in parte è andato disperso. Ma perché è andato disperso? Perché venivano ritenute inutili per la storia alcune fonti che per noi invece sarebbero importantissime, cioè i libri dei conti, che venivano usati al mercato, quei fogli di carta dove c'era sopra, non so, pagato a Raffaello per questo quadro, per questo fresco, pagato a Michelangelo per la Cappella Sistina, questo la incomincia, quel giorno la deve finire, quell'altro, eccetera, eccetera, non mi dilungo. Bene, sono stati strappati, sono stati usati al mercato per avvolgervi il pesce o per fare i pacchi da spedire. Quindi noi abbiamo perso una fonte veramente straordinaria. Ma questa è per noi una delle potenzialità che ci permette di affrontare questo discorso. Purtroppo gli studi, anche quelli di storia dell'arte mantovana, stanno procedendo anche all'acremente, ma non sempre si arriva alla definizione che vorremmo avere, cioè di stabilire in una bottega esattamente tutti i nomi, esattamente tutti i compiti che c'erano, perché non è necessario, non è
così chiaro se queste registrazioni esistano o se siano nemmeno mai esistite per certi versi, perché non tutti gli artisti tenevano poi i propri libri dei conti aggiornati o comunque dettagliati come in alcuni esempi abbiamo. È chiaro però che almeno per quanto riguarda il Vianney possiamo avere un'idea piuttosto sommaria ma efficace, cioè che doveva esserci una squadra di operatori che lavorava almeno nel caso dell'affresco per realizzare il supporto sul quale poi veniva realizzato il dipinto. Probabilmente sull'abside dell'uomo interviene quasi esclusivamente lui, quindi avrà avuto veramente qualche garzone di bottega che lo aiutava in alcune stesure banali sulle quali poi interveniva. È chiaro poi che in momenti successivi intervengono però altri pittori, non nell'abside del Duomo ma altrove, appunto nei transetti ad esempio, come Carl Santner o Orazio Lamberti che abbiamo già citato, dove praticamente realizzano quasi tutto e il pittore praticamente non realizza altro che il disegno che sta alla base o solamente alcuni piccoli interventi, perché in questo caso Vianney non ha più tempo. Ma se mi consente ancora un secondo, vorrei fare semplicemente un salto indietro, perché quando ero giovane, ormai molti tempi fa, ma c'era già la televisione, vi posso assicurare, quando ero bambino mi è capitato di vedere, allora la Rai faceva degli sceneggiati meravigliosi, molto ben fatti, Rimpiangiamo tutti Marco Polo, no? E piuttosto che Cristoforo Colombo, Sandokan, meraviglioso, straordinario. Ecco, tra questi c'era anche appunto Leonardo da Vinci, se non ricordo male, era interpretato da Philippe Leroy, ecco, dove si vede proprio questo episodio curioso di com'era fatta la bottega, cioè dove questi artisti che poi diventavano anche grandi, clamorosi artisti, all'inizio erano dentro la bottega del pittore e incominciavano magari a fare anche lavori tutto sommato umili, come ad esempio pestare i minerali e poi ottenere i pigmenti, mescolarli con i leganti per ottenere i colori, piuttosto che incominciare a copiare col disegno le opere del maestro. Ma perché? Perché questo garantiva innanzitutto, vabbè, mano d'opera di qualità a basso prezzo. Soprattutto questi venivano educati a fare quel lavoro fin da piccolini e quindi ne venivano esaltate le potenzialità, anche perché quando si arrivava a 15, 16, 18 anni, insomma, si era già veramente adulti, una vita che spesse volte arrivava a 40 e sì e no. E soprattutto questo faceva in modo che loro avessero una sensibilità straordinaria anche dei materiali, ed è questo che secondo me partono anche Giuseppe e Marco, soprattutto su alcune sperimentazioni che hanno fatto, come il loro brevetto del colore che è trasferibile sulle pareti, perché nel momento in cui un ragazzino viene pestando determinati minerali per ottenere la polvere mescolandoli con legante, riesce ad avere una sensibilità incredibile su come si ottiene determinate tinte, determinati colori, determinate sfumature, come reagisce quella sostanza nel momento in cui viene stesa sull'intonaco per diventare affresco, come resiste nel tempo, cosa che tante volte, troppe volte, forse i pittori della contemporaneità non sanno e non conoscono, perché per loro c'è solamente il tubetto di colore. E a questo faccio un esempio velocissimo, poi concludo. Nella mia attività di storico dell'arte mi è capitato decine e decine e decine di volte di fare libri, pubblicazioni, saggi, e tante volte l'aspetto editoriale magari è seguito in tutto o in parte da me, per cui doversi gestire delle immagini che devono essere il più fedeli possibile al dipinto originale, cosa che non è per niente facile, perché il mio occhio vede i colori magari in maniera diversa da quello che è il quadro, la macchina fotografica li legge in maniera diversa, il computer in maniera diversa ancora, e la stampante che stampa poi i libri in maniera ancora diversa. Quindi si tratta di tarare il tutto bene. Ho questa esperienza meravigliosa con uno stampatore che poi è qui di Mantova, che in realtà ha una sensibilità sul colore, sul fumo, che è veramente centinaia di volte più sensibile di me. E perché? Perché ho capito che quando era ragazzino questo veniva su a bottega a fare disegno tecnico a mano, che oggi non si fa più, piuttosto che a mescolare il colore per l'insegna a mano, e quindi riesce ad avere una sensibilità che è straordinariamente elevata. Allora quello veramente è artigianato, che si fa arte, che si fa professionalità e che è diventato imprenditorialità a tutti gli effetti, insomma. Certo. Infatti quando stavi parlando mi venivano in mente due cose, una su questa organizzazione della bottega e dei ragazzini che vengono su copiando, no? Quindi si pensa alla
pensiamo a quella dello squarcione con Mantegna, che viene su e copia le statue, copia le lapidi, che fa appunto esperienza, e Squarcione, che in realtà appunto è un imprenditore che apre la propria scuola di pittura, e quando Mantegna se ne va dice: io ho insegnato ad Andrea Mantegna, quindi se volete imparare a dipingere io ho insegnato ad Andrea Mantegna. Poi magari dipingeva peggio, però magari sapeva insegnare meglio appunto di Mantegna. E l'altra cosa divertente è che se avessero lavorato in nero probabilmente avremmo perso moltissimi, no, dei dati su chi aveva fatto cosa, quali tempi e altro, perché poi questi libri di conti erano veramente qualcosa di prezioso, e per il pittore e per il committente che poteva tenere una contabilità vera e propria del lavoro. Se avete magari ancora un attimo di disponibilità, vediamo se c'è qualche domanda, se vi hanno fatto venire qualche curiosità. Prego. Io ho una domanda brevissima per l'imprenditore, restauratore, artigiano e artista, perché mi ha impressionato quella parte del restauro, del ritocco, mi sono domandato, in quel momento l'imprenditore artista avverte che sta rischiando, oppure ha le certezze della sua professionalità? Sono momenti difficili? Insomma, mi ha impressionato questa parte, un momento difficile, forse è meglio cambiare mestiere, perché si dura poco anche a livello caratteriale, no? No, diciamo che si è abbastanza tranquilli, anche perché, come diceva prima Paolo, il colore arriva fuori, cioè il restauratore deve avere il senso del colore, quindi non è che se il rosso ha una sfumatura, l'originale, io devo vedere, il restauratore dovrebbe vedere esattamente, quindi come lo stampatore deve avere, è un po' come la musica, no? Cioè non è che possiamo fare le musiche diverse, il colore è colore, la musica, le note sono note. Poi arriva un momento che i colori sembra che si mescolano da soli, cioè si lavora, si parla, non c'è. Cioè il primo momento, mi ricordo che c'è il primo momento in cui si ragiona un attimo su come si mescolano, poi forza di fare, poi insomma tutto avviene quasi in modo naturale, certo, perché poi ci si ragiona su, ma c'è un molto mestiere, insomma, perché altrimenti sarebbe veramente una vita difficile. Grazie. Scusate, vorrei sapere che cosa ha acquisito dal soggiorno a Monaco di Baviera Antonio Maleviani, cosa ha portato a Mantova, perché poi comunque l'abside è molto bianca, io ci vedo molto bianco dentro, anche questi angioletti con i fiocchetti bianchi, nei capelli mi hanno colpito molto. Molto, molto chiara, sì. Adesso è molto chiara, sì. Perché sì. Avete visto le immagini del prima, era molto scura, insomma. Beh, l'uomo è schiarito. Dopo il restauro, intendo dire che prima era molto buco, come immagine, adesso è una chiesa molto gioiosa anche, insomma, rispetto ad altre immagini che c'era prima, dove c'era molto proprio anche del nero, no, dello sporco. Ma poi che apro anche qui una piccolissima parentesi, è un po' il discorso della Cappella Sistina, praticamente, dove siamo stati sempre drogati un po' dall'aspetto che queste opere d'arte assumono in maniera talmente lenta per la nostra sensibilità, che noi praticamente non ce ne accorgiamo, e il restauro certe volte va a rimuovere in maniera intelligente, oculata, attenta, perfetta, professionale, solo lo sporco, lasciando la patina del tempo, ma recuperando la sensibilità cromatica che queste opere avevano quando sono state fatte, no? Per cui sembra sempre un ostacolo. Quando è stata fatta la pulitura della Cappella Sistina è nata una grossa polemica sulla quale non mi voglio assolutamente inoltrare, però dobbiamo capire che anche lì le sensibilità erano quelle di vedere 4-5 secoli di fumo di candele, polvere, ragnatele, bestioline che camminavano, e quindi veramente nel momento in cui abbiamo tirato fuori qualcosa che era da secoli nascosto c'è sempre questo divario, questo stacco. Quindi la sensibilità nostra di storici deve essere accorta nel capire quando nel restauro ci si deve fermare, però anche non aver paura nel tirar via tonnellate di pintura. Avete visto quando c'erano quelle cose pesantissime, 8-900, sopra i volti 600, bene, ma demoliamole, che sono cosa
scure che mi sviliscono la pittura seicentesca e recuperiamo invece quella originale. In questo c'era, caso c'era una testina in più, adesso lì non appare, ma c'era una testina in più orrenda fatta nel Novecento. Via, veramente orrenda. E si vedeva laggiù quello lì. Forse era. Sì, se un po' si vede. Beh, insomma, qualcuno no, era una sagoma. Era una sagoma in più, una sagoma in più. È stata tolta senza problemi. Chiaro che c'è sempre, come si può dire, un dialogo, una consulenza con gli ispettori della soprintendenza, eccetera. Quindi non è che. Sì, sì, non è che uno può togliere in decide, tutto, ma si decide cosa fa parte della, oramai della storia lavora, anche dell'affresco, insomma, quello certo. Che dà un valore o meno. Certo, ma anche perché, e poi rispondo alla signora che così gentilmente ha fatto questa domanda, molto interessante peraltro, anche perché comunque lì è la sensibilità dello storico dell'arte, la sensibilità del restauratore che deve decidere certe volte, quasi come fare uno scavo archeologico, che livello arrivare. Perché se ho una ripintura ottocentesca, novecentesca, totale, su un dipinto del 300, bene, forse se non è una cosa storicamente fissata con determinati pregi, posso recuperare la parte più antica, ma se con gli strumenti che abbiamo, quelli che fanno appunto analisi diagnostiche non invasive sulle opere d'arte, arrivo a capire che sotto c'è un'immagine del 500, ma sotto quella trecentesca è soltanto ad alcuni pezzettini e brandelli, allora magari fermiamoci al 500, perché se no rischiamo di trovare una mano, una faccina e tutto il resto bianco, perché nel passato era già stato distrutto. Quindi sì, perché soprattutto che decide non è l'epoca. Intanto attualmente poi si tiene quello che è sopra, in generale. Certo. In generale si ragiona così. E quindi, cioè, a volte per andare a recuperare appunto un qualcosa del 500 si toglie magari un 700, un 800 che di qualità eccelsa, mentre sotto abbiamo o delle larve o se no dei decoratori, che anche del 500 c'erano i decoratori. Quindi c'è tutto molto da valutare e in genere ormai si fa il ragionamento, insomma, una cosa storicizzata tieni quello che c'è sopra, punto. La tendenza è questa da parte delle soprintendenze. Sì, perché non sempre c'è un Raffaello o Leonardo sotto, magari c'è un buon artigiano. Sono trovate larve per demolendo cose più importanti. Sì, no, comunque per rispondere brevissimamente alla domanda che era stata fatta, sulla quale poi abbiamo fatto un'ampia parentesi, beh, direi che probabilmente due sono state le fortune di Antonio Maria Viani, cioè quella di andare a Monaco e quella poi di incontrare Vincenzo Gonzaga. E sicuramente a Monaco deve essere stato fatto quel salto di qualità che ha fatto sì che Vincenzo Gonzaga lo chiamasse, perché altrimenti, se non fosse stato già un ragazzo che prometteva moltissimo e faceva già cose di alta qualità, quasi sicuramente con tutte le conoscenze che Vincenzo aveva non l'avrebbe mai coinvolto. Credo proprio che i fulcri della sua vita siano un po' questi, cioè la formazione da bambino cremonese, l'esperienza di Monaco e poi la grande maturità che poi si spegne appunto intorno al 1630, all'epoca della peste, a Mantova. Chiaramente lui è stato chiamato là per la decorazione della Residence Gallerie e quindi viene chiamato in uno staff di artisti che erano molte volte oltramontani ed erano sotto la diretta dipendenza di Lambert Sustris. Poi anche qui ci sarebbe magari da chiarire tutto il rapporto di parentele, perché anche lui poi si imparenta con alcuni di questi artisti per via di matrimoni eccetera eccetera, ma è chiaro che lui prende probabilmente questa dimensione aerea, queste figure che sono sì dipendenti dalla maniera, ma risultano veramente di un'eleganza suprema nella maniera. Sapete bene che la maniera è un po' quella effrazione della regola rinascimentale che poi viene completamente portata alle estreme conseguenze dall'epoca barocca, per cui noi respiriamo veramente a Mantova quest'aria diciamo già barocca, se non pre-barocca, in questo e in pochissimi altri casi, perché ci arriva probabilmente di riflesso da questi territori oltramontani, quindi in uso di una tavolozza leggera, aerea, figure eleganti, slanciate, dove la contorsione e l'aspetto muscolare esiste ma non è più preponderante, e questo aspetto poi veramente che ritorna ciclicamente e che si vede che è legato anche ad alcuni aspetti non soltanto della tavolozza,
bozza ma anche della struttura con alcuni artisti appunto fiamminghi o comunque operanti nelle regioni oltralpe praticamente, per quanto riguarda l'impostazione della struttura del dipinto con queste figure solenni slanciate che raramente cadono nel baricentro del dipinto e che sono sostenuti, questa è un po' la cifra stilistica daviani ma che attinge alcuni riferimenti proprio da lì, secondo me, da questi giri di nubi proprio che li vedete appunto nella Sant'Orsola che c'è in Palazzo Ducale, le vedete in San Michele, lo vedete nel quadro delle Grazie, lo vedete alle estreme conseguenze proprio qui, questo che è il capolavoro dell'uomo. Poi è chiaro che c'è invece un sostrato differente che riguarda anche le cose che lui vedeva a Mantova, alcuni spunti toscani appunto come gli elementi barocceschi che a talvolta appaiono nella sua pittura, non esclusa appunto l'abside del Duomo, e che ha un'altra attinge da altre zone. Tra l'altro, per quanto riguarda l'attribuzione, siamo estremamente convinti tutti che sia Antonio Maria Vianney, ma non è una cosa così scontata perché è un'acquisizione solo in tempi recenti, tant'è che quando era stato fatto il restauro appunto dell'abside, un funzionario della soprintendenza che era allora a Mantova invece aveva pensato a tutt'altro nome, appunto in area toscana, non lontana dal Barocci se non ricordo male, ma poi invece è stato assolutamente confermato, ma proprio dal dato stilistico direi che siamo veramente certi da questo punto di vista. Bene, sì. All'epoca come facevano questi mecenati, questi talent scout alla fine a capire chi dovevano scegliere? Nel senso, oggi viaggiamo un attimo, andiamo a vederci un artista dall'altra parte del mondo, abbiamo la mail, ci mandiamo le immagini, quindi abbiamo modo di vederne tantissime. Guardiamo su Facebook se gli amici. Io non ci sono. Un attimo ci facciamo un'idea dell'operato di un artista. All'epoca, visto che i tempi erano dilatati, moltissimo dei viaggi, cosa viaggiavano? Non so, i rotoli di questi cartoni, oppure. Beh, è una domanda molto intelligente che merita una risposta altrettanto intelligente, spero. Non guardare me. No, spero di riuscire. No, ecco, esatto. No, nel senso che noi siamo in una civiltà dell'immagine che è assolutamente impensabile per quei tempi, forse in ritmi, ma comunque non dobbiamo neanche così screditare quella civiltà perché anche quella viveva l'immagine. Per cui noi pensiamo non soltanto ai cartoni, ma ai disegni, che sono una fonte straordinaria, le stampe e le incisioni, altra fonte straordinaria, per cui a distanza di centinaia di chilometri troviamo lo stesso quadro che magari vediamo dipinto a Firenze e magari che arriva a Mantova, ma arriva magari ribaltato perché è tratto da un'incisione, magari l'artista non ha mai visto l'originale, ma l'incisione, no, la stampa, e quindi riesce a riprodurlo senza cadere in errore. O soprattutto i quadri viaggiano, anche quelli più grandi arrotolati quando andate, a me capita talvolta andare alla Fondazione Cini a Venezia, sull'isola di San Giorgio, perché è una delle due o tre realtà che in Italia hanno una biblioteca di storia dell'arte talmente poderosa che uno si può rinchiudere lì dalla mattina alla sera senza poterne andare via. Ci sono sentiti con Giacomo la settimana scorsa al Kunsthistorisches Institut di Firenze, che sono tedeschi, guarda caso funziona come un orologio, e lì alla Fondazione Cini si entra in questo refettorio dove c'è questo enorme telero, adesso riprodotto con una stampa veramente efficace, che è veramente, non so, sarà 10 metri per 5, che adesso è stato trafugato, no, da Napoleone e si trova a Parigi. Quindi è stato preso, arrotolato, quindi anche le tele più grandi viaggiano. Le tele più piccole o anche le tavolette potevano essere benissimo trasportate all'interno di una valigia dentro una carrozza. Ma se il mondo per noi è piccolo ma sta diventando grande perché purtroppo i treni sono quelli che sono, poi infieriscono rubandoci noi i cavi dell'elettricità e quindi rimaniamo anche a piedi, non dimentichiamo che allora a quel tempo 3 giorni di cavallo da Venezia si arrivava al centro Europa, si arrivava a Praga, seconda capitale dell'impero,
Cioè, queste erano le distanze, forse non erano così per tutti, ma per almeno, non dico un'elite, ma per una fetta forse non piccolissima della popolazione esisteva una comunicazione veloce. E certi tempi postali che abbiamo noi i nostri giorni, io rimpiango quelli di quel tempo, forse perché sulla busta mettevano, no, l'impiccato per dire al corriere che portava la lettera: guarda che se non arrivi in 5 giorni o 3 giorni da Milano a Roma o da Milano a Napoli fai quella fine lì. Però la posta arrivava, e anche celermente, quindi ci troviamo in una dimensione ancora una volta diversa, e soprattutto ci troviamo in una dimensione diversa per quanto riguarda ancora una volta la committenza. Faccio un esempio che rivale per tutti, sempre il nostro Vincenzo Gonzaga, ma perché era un bell'uomo, piaceva a tutti, piace anche a noi, insomma. E, a un certo punto della sua vita si trova ad avere una galleria che, se noi l'avessimo in tonsa, farebbe, non dico impallidire, ma come qualità, come dimensione, darebbe enorme filo da torcere alle collezioni Vaticane o a Palazzo Pitti, insomma, non sbagliamoci che l'intensità era quella. E Vincenzo Gonzaga era lo splendido signore, il magnifico, quello che faceva gridare di piacere le donne e quello che andava in battaglia contro i turchi e arrivava là così splendidamente che ho trovato i documenti, li ho pubblicati recentemente, mentre faceva una battaglia si portava a Monteverdi che suonava. E i turchi di questa città che lui va a assediare, che si vogliono arrendere non al vicecomandante delle forze imperiali ma al pascià di Mantova. Pensate che bellezza, questi documenti veramente affascinanti. Ma era veramente una mente superiore, cioè questo qui alcune volte absit in iuria verbis, anche certe guide lo fanno passare, non so, per lo scemetto che fa la prova di virilità, mica tanto, però comunque tanto ha speso ma tanto ha guadagnato, ha rafforzato l'immagine di Mantova in quella maniera, facendo sì che lui fosse quasi un viceré pur non avendone titolo, però era